Seduto al tavolo della cucina, mentre faceva colazione, Tommy ripensava agli eventi di quell'estate. Lui e il suo amico Marco non si erano comportati affatto bene. Maltrattavano gli altri bambini e imbrattavano il parco giochi al centro del quartiere. Un giorno, però, Tommy incontra Felix. La sua estate cambia, la sua vita prende tutto un altro sapore, diventa più bella. Tommaso, Riccardo, cosa fate ancora in pigiama? Tra poco consegneranno l'armadio della vostra cameretta. Vi voglio pronti a dare una mano. No, mamma, io non posso. Devo andare in piscina ai miei amici. Nemmeno io, mamma. Voglio fare un giro in bicicletta. Ho capito. Dovremmo fare tutto da soli. Io, vostro padre e quei poveretti del mobilificio. Sempre così. Felix e i miei nuovi amici non si sarebbero rifiutati di dare una mano alla mamma. Credo proprio che tornerò da lei. Ciao mamma, sono tornato per darti una mano. Bene Tommy, allora potresti aiutarmi a fare una cosa? Dobbiamo separare i vestiti che non ti vanno più da quelli che ti vanno ancora. E cosa ne farai? Ogni cosa che a te non serve più potrebbe far felice qualcun altro, qualcuno meno fortunato per esempio. Papà, come mai ci sono tutti questi cartoni qui per terra? Ho chiesto ai ragazzi del mobilificio di lasciarli, se vuoi puoi prenderne qualcuno per giocare con i tuoi amici. Ok, va bene, anche se non so ancora bene cosa farci. In quel momento arrivano a casa di Tommy, Alex e Felix. I due amici lo invitano ad andare a giocare nel parco e a portare con loro i cartoni. Alex e Felix hanno molta fantasia e sperano di coinvolgere anche Tommy nelle loro avventure. Ciao ragazzi! Ciao Tommy! Ciao! Che fai con questi cartoni? Volevo portarli con noi al parco, pensavo di giocarci. Ah, bene, dai, andiamo che ci giochiamo insieme. Però se devo partire al meglio, perché questa non è bicicletta. Ah, vabbè, li porto io allora, dai. Ok! Ciao! Ma li avete sentiti gli altri già stanno al parco? Io no. Ti ho chiamato io. Ah, meno male, Alex si scorda sempre di chiamare gli altri. Ciao! Ma che cosa avete portato con voi? Questi cartoni me li ha lasciati mio padre per giocarci, ma non so ancora bene cosa farci. Ho un'idea! Possiamo usarli per costruire delle cose, dei giochi per esempio. Sì, dai! Usiamo la fantasia, dai! E se costruiamo un sottomarino? Sottomarino. Sì, bella idea, proviamoci. Tutti insieme riuscirono a raggiungere il loro obiettivo. Avevano così un nuovo gioco, frutto della condivisione di tante fantasie diverse. Ma è ora di andare a casa. E cosa ne facciamo ora? Non possiamo lasciare il nostro sottomarino nel parco. Smontiamolo, prendiamo tutti i pezzi e buttiamolo nel bidone della carta. Abbiamo portato noi il cartone, siamo responsabili. Infatti, puliamo tutto quanto per chi viene a giocare dopo di noi, su. Ok, raccogliamo i pezzi e andiamo. Tommaso era cambiato, non si metteva più nei guai come prima. Era diventato un bambino davvero felice. Umiltà, collaborazione e giustizia. Compagni di viaggio per un'amicizia autentica.